Oggi siamo qui a Forte Cosenz, che si trova nella municipalità di Favaro Veneto, l'unico forte del compendio trincerato di Mestre che non sarà del comune, perché il comune non ha mai presentato un piano di valorizzazione. Secondo la legge sul federalismo demaniale, questo forte poteva essere ceduto gratuitamente dallo Stato al comune, quindi all'ente territoriale più vicino, sulla presentazione appunto di questo piano di valorizzazione. L'edificio dietro di me è la casa del maresciallo. Questa è l'unica parte che resterebbe in gestione al comune. Il problema dove sta? Che quando abbiamo fatto la commissione dove ci veniva illustrato il programma di valorizzazione soltanto della casa del maresciallo, la vice sindaco Colle ha promesso che avrebbe fatto una domanda per poter riproporre una valorizzazione dell'intero compendio. Invece da quel giorno non abbiamo mai ricevuto una risposta, tantomeno la risposta che il demanio e la regione aveva dato alla vice sindaco Colle. È molto grave questo passaggio perché ha escluso il comune dalla possibilità di poter avere tutto il compendio a propria gestione. Adesso, dopo mesi, siamo a giochi fatti. Allora non riusciamo a capire se la vice sindaco tacitamente abbia voluto agevolare la regione per poter dare tutto questo compendio alla protezione civile, invece di valorizzarlo per la fruizione dei cittadini. Colpevolmente la municipalità e il delegato al patrimonio non hanno mai fatto nulla per far sì che questo bene potesse essere un qualcosa che il territorio poteva fruire. E quindi la delega che detiene, a nostro avviso, dovrebbe essere ritirata.